Silvia Baraldini, sorella, compagna, combattente della libertà. Condannata a 43 anni negli Stati Uniti d'America per un reato che nella Repubblica Stellata viene colpito con la massima spietatezza, con l'ergastolo, con il fascicolo, il reato ideologico di battersi per la giustizia, per l'uguaglianza, per l'emancipazione degli afroamericani. Silvia Baraldini, da 14 anni nei peggiori lager d'America, sta vincendo ogni giorno la sua battaglia perché il suo messaggio spezza le sbarre di qualsiasi prigione, supera muraglie e filo spinato, raggiunge ogni angolo del mondo, invita alla lotta, insegna che la rassegnazione è suicidio quotidiano. Ecco perché Silvia Baraldini fa paura ai potenti. Ecco perché nel penitenziario federale di Danbury fanno di tutto per soffocare la sua voce. Ecco perché Washington disattende il diritto internazionale e non la restituisce al nostro paese. E da 8 anni i governanti italiani, servili, pavidi, menzogneri, versano lacrime da coccodrillo ma nulla fanno per ottenere il suo rimpatrio. A questi governanti va il disprezzo degli uomini giusti. Ai padroni del mondo una sdegnata protesta che mobilita tutti. Una richiesta che diventa sempre più forte. Silvia, libera!